Ecco, qui mandiamo proprio le immagini senza nessun commento, perché si commentano da solo. Ricordiamo che Chico Rodriguez ha segnato 15 reti e la partita è stata così rappresentata un po' da una leggera resistenza iniziale dei francesi, che erano passati a condurre per 1-0, poi hanno resistito fino sul 4-3, poi dal 4-3 al 33 non hanno più segnato una rete, addirittura nel secondo tempo hanno messo il portiere di riserva, e vedremo forse anche nell'immagine il portiere di riserva che a un certo punto, stupo di prendere gol, se ne va a ritornare in porta il portiere titolare, che segnerà ancora qualche gol. Poi la partita fortunatamente per loro finisce. Penso che gli ospiti di stasera, Roberto, abbiano visto tutti questi incontri. Sì, anche più presente l'incontro. Quindi potremmo fare qualche commento a qualcuno di loro. Chiedi. Emanuela, tu che sei una delle fedelissime, cosa ne pensi di questa partita? Beh, io penso che nel 30 di edizione, per quanto riguarda una squadra proprio a livello... Se giocavate voi forse riuscivate a contenere il passivo magari. In termini accettabili. Magari. Comunque mi sono divertita in quanto hanno cercato di dare spettacolo. Hanno fatto delle reti in maniera veramente spettacolosa. Sì, vedete, il tipo che ne ha fatte di tutti i colori. Ma stiamo guardando, qui si chiedono voi, ma noi stiamo guardando perché sono immagini veramente belle. Ecco, qui è terminato il primo tempo sul 13-3. Abbiamo dato 30-3 il risultato finale, quindi il secondo tempo è stato ancora un monologo con 17 reti. E qui devo fare un applauso a Paolo Lampugnani, che ha avuto la costanza di montare tutte queste reti, e l'ha fatto con perizia, non ne ha persa una, le ha riprese da bordo campo, e non è cosa facile, e non ha fallito una rete, le ha prese tutte e le ha montate tutte con una perizia non indifferente. Quindi bravo Paolo. Qui vediamo una rete di Amato, e a un certo punto sarà poi interessante più avanti, quando sentiremo Chico Rodriguez cosa avrà da dire, che Rodriguez mi sembra la modestia fatta persona, perché nonostante abbia segnato 15 reti e ha fatto numerosi assist per i suoi compagni, ha avuto modo di ringraziare la squadra, che senza la squadra, diceva Rodriguez, sicuramente lui non avrebbe potuto segnare queste reti. Qui continua la goleada, siamo nel secondo tempo, il Cairo con questa magnifica rete, facendo passare la stecca in mezzo alle gambe dal di dietro, ha lasciato un po' allibito il portiere. Il portiere che qui gli becca un gol da Bernardini, questo ancora di Cairo, anche questo. Ecco, c'è da tenere presente che Lotti Novara in questa partita ha tenuto completamente a riposo il portiere Parasucco, facendo giocare per tutti i 50 minuti Givoni, ha tenuto a riposo Dal Lago totalmente, con la Maria ha fatto alcune apparizioni, quindi è stata un po' una partita di allenamento, proprio anche in virtù del fatto che la trasferta di Giovinazzo è piuttosto lunga e alcuni giocatori patiscono in modo particolare, Stefano Dal Lago, le lunghe trasferte. Qui avete visto il portiere che si era stufato di prendere gol, che se n'è andato, è ritornato il portiere titolare, altre reti. E mi sembra che questa sia l'ultima che vedremo. Infatti la partita sta... La vendemmia con la Vendée, 33 è terminata la partita. Così un brevissimo commento a caldo da Mino Battistella. No, penso, speriamo che sia divertito almeno il pubblico, perché noi abbiamo fatto più, direi forse meno di un allenamento che facciamo normalmente. Abbiamo cercato di far giocare quelli che giocano poco o che giocano meno, e di far riposare quelli che mi sembrano stanchi martedì. Quindi nessun problema sotto questo profilo, penso non ce ne sarà neppure per il prossimo turno, visto che sarà il Darmstadt, una squadra tedesca che noi conosciamo già,
a creare problemi. Sì, penso che a quei livelli lì non ci siano problemi. Arriveranno poi in seguito magari problemi, ma attualmente no. Ecco, uno sguardo al campionato, visto che è di pochi istanti fa la notizia che al Vercelli sono stati ridati 3 punti, che quindi il Viareggio è tornato indietro in classifica, il Vercelli è tornato secondo in classifica. Martedì c'è una trasferta lunga, ma comunque per questa decisione della federazione non incide granché sul cammino del Novara. No, noi non deve assolutamente incidere, non deve assolutamente contare niente. Noi cerchiamo di andare a Giovinazzo per fare una buona partita, per non perdere, tenere sempre l'utile, cercare di vincere possibilmente anche per restare sempre nella nostra strada giusta. E poi vedremo col Trissino in casa. Poi c'è il Trissino, poi tutta una serie di altri impegni che abbiamo già detto altre volte, continuano a mantenere sotto pressione la squadra, ma comunque tutto sommato con la panchina che ti ritrovi non hai problemi. Ma io sono convinto che se la preparazione è al punto giusto, questi giocatori più giocano e meglio è per loro. Meglio è per la squadra, perché sono in tanti, possono cambiarsi continuamente, hanno la possibilità di giocare tutti. E in questo momento, preciso momento, più giocano e meglio è. Ci sentiamo prossimamente. Grazie. Ciao. Con Cicco Rodriguez, autore del 50% dei 30 gol, 15 gol. È la prima volta che ti succede una cosa del genere, Cicco? Sì, è la prima volta, ma devo ringraziare tutta la squadra, perché dei 15 gol che ho fatto, 12-13 ho dovuto solo metterla dentro. Però anche tu, i tuoi compagni devono ringraziarti per i tanti passaggi, i tanti assist definitivi li hai fatti anche tu a loro. Sì, una squadra che non si può. Avevamo vinto 9-3 l'andata, allora una squadra in Francia non sono tanto forte. Aspettiamo a fare i gol in playoff e la partita che contano. Certo, ma comunque stasera il pubblico si è divertito, perché 30 gol per volta non si vedono quasi mai. Però questi 30, 15 li hai fatti tu. Tutto sommato però vedevamo che esultavi ogni volta che riuscivi a mettere la palla in rete. Poi hai fatto alcuni gol che sono impossibili. Prima di niente, io sempre penso al rispetto per il pubblico, per tutta la gente che paga il biglietto. Primo è un rispetto che sempre avere per il pubblico, sempre per questo meraviglioso pubblico che c'è a Novara, che sempre incita nel momento difficile, quando la squadra ha più bisogno. Oggi la squadra non aveva bisogno e noi abbiamo incitato al pubblico stavolta. Ecco, comunque forse perché giocavate rilassati ci sono riusciti dei gol veramente spettacolari, dal basso in alto, all'incrocio, dietro il portiere. Hai fatto un po' tutto il tuo repertorio? No, sono delle partite che uno si trova dello spazio giusto per fare, ma questo qui è tutto merito della squadra. Certo, quelli più importanti teneteli per i prossimi appuntamenti. Sì, lo più importante aspettiamo nel playoff la partita che contano. Ciao, diciamo. Grazie. Arrivederci. Vai, sei sopra il muro.